nata sotto una cattiva stella, la Marcia per la Pace, promossa dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, del prossimo 28 ottobre a Napoli. Non entro nel merito del conflitto e di valutazioni politiche, aveva detto il presidente, parole che sono pesate come macigni sulle valutazioni di molti leader politici che bollano come ambigua la sua posizione. Chiede chiarezza Mara Carfagna, ministro per il Sud e per la coesione sociale. Anche il leader di Azione, Carlo Calenda, chiede trasparenza su posizioni del governatore che valuti chiaramente quelli che sono gli aggressori e quelli che sono gli aggrediti in Ucraina. Enzo Maraia del PSI tuona fuori russi dall'Ucraina. Dal canto suo il presidente De Luca chiede compattezza a politici e sindacati per fermare il fuoco e allontanare l'incombente utilizzo di armi nucleari. In campo scende il Movimento 5 Stelle che sfilerà per le strade di Napoli chiedendo un immediato cessate il fuoco. Le polemiche in questo momento credo che siano veramente superflue. Abbiamo attaccato e attacchiamo il governatore su tante altre situazioni di malagestia della regione Campania, ma su una situazione che ci vede in prima linea, ancor prima che il governatore insomma proponesse anche egli insomma una marcia per la pace, noi già eravamo in quella direzione, quindi ben venga, noi parteciperemo, ripeto, a tutte quelle situazioni, a tutte quelle occasioni dove bisognerà portare la nostra voce per sposare questo messaggio.